Leggo questa critica dell'amico poeta e scrittore Paolo Bassani in riferimento al calco che è donato all'associazione Sandro Pertini di Stella. Il presidente Sandro Pertini nell'opera dello scultore Rino Mordaci. Il presidente degli italiani, questa è la definizione unanime riconosciuta a Sandro Pertini, figura veramente rappresentativa delle migliori qualità delle nostre genti. Per questo egli rimane vivo nella mente e nel cuore di chi ebbe la fortuna di conoscerlo, e per questo è giusto, doveroso, perpetuarne la memoria alle giovani generazioni. Gli artisti di ogni tempo e luogo sono stati spesso ispirati dall'esempio di questi uomini insigni e quindi, con la loro creatività, hanno lasciato ai posteri un segno del loro passaggio. Lo scultore Rino Mordaci, autore del significativo medaglione bassorilievo di Pertini, ne è una significativa testimonianza. L'autenticità dell'opera artistica si riconosce da come essa riesce a dar forma all'emozione, elementare moto dello spirito. Mordaci, con pochi tratti, ci restituisce un Pertini vivo, la testa alta oltre gli spessi occhiali, lo sguardo deciso, limpido, la bocca in atto di proferir parola, l'immancabile pipa come compagna. E accanto allo stemma della città di Aula che, non dimentichiamolo, vuole già intitolare a Pertini la sala consiliare. In questo che il cuore della città si aggiunge oggi a completare l'omaggio, l'artistico medaglione che è collocato anche nella facciata dell'edificio comunale. Il modello utilizzato per la fusione del medaglione bronzo con relativa medaglia d'argento è stato donato dal sindaco di Aulla Roberto Simincini e dal vicepresidente della provincia di Massa Carrara Fabrizio Magnani al Museo Casa Natale Sandro Pertini di Stella San Giovanni, Savona, nella persona del presidente dell'associazione Sandro Pertini di Stella, Elisabetta Favetta. Domenica 22 febbraio 2009.